John Borno, ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti. Sapete benissimo che da quando ho iniziato a fare video su YouTube ogni anno metto sempre qualcosa in più, sempre un pizzico di qualcosa in più in generale in quello che faccio, in quello che ad oggi in tutto e per tutto è il mio lavoro. E ogni anno do qualcosa in più, delle volte anche più volte nello stesso anno faccio dei progressi fondamentali. Faccio questo video per fare un annuncio molto molto importante relativo al mio canale YouTube, al mio lavoro e alla mia vita. È successo qualcosa di bello che però c'è ovviamente bisogno di voi per avere una controparte, e quindi parto subito con lo spiegarvi di che cosa sto parlando. Ci sono due punti focali da sottolineare. Il primo punto focale è che sono andato in Qatar 5-6 mesi fa per presentarvi quello che sarà il mondiale del 2022, il primo mondiale in inverno. Sono andato lì, ho guardato tutto quello che c'era da guardare, ho visto gli stadi con occhio critico, ma anche in generale ho visto la bellezza, la grandezza, diciamo, degli stadi, dell'imperiosità. Ho visto come se la stanno preparando, ho visto come la stanno vivendo, ho visto tante cose relative a quello che sarà il Mondiale 2022 in Qatar. Ho fatto un viaggio bellissimo nel quale tra l'altro ho portato un diario di bordo, passo dopo passo, per farvi scoprire quello che è stato e che sarà il Mondiale 2022 in Qatar. Una volta tornato in Italia ho avuto una grande possibilità. Infatti il secondo punto che collega questo all'altro è proprio quello che vede me lo scorso anno pubblicare il mio primo libro, che si chiama Ad Maiora e che parla di me. Una sorta di insegnamento a non smettere mai di credere fortemente in se stessi, di credere fortemente in ciò che si vuole davvero realizzare. E devo essere sincero con voi, mai mi aspettavo un così grande affetto, perché quel libro è andato molto 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 bene e lo avete comprato veramente in tantissimi. E allora, una volta tornato in Italia, ho avuto la grandissima opportunità, ed ecco qua che vi annuncio che oggi, che è il 28 di settembre, assieme a Rossini Editore esce il mio secondo libro. Ragazzi, questo però non è un libro che parla di me, ve lo faccio vedere qua. Mondiale, guida completa ai mondiali di calcio Qatar 2022. Io non ho voluto che nessuno mettesse mano sul mio libro. Io custodisco gelosamente la mia scrittura. Mi sono messo lì, l'ho scritto, mi sono fatto anche un mazzo tanto, e allora eccolo qua. Dove trovate il libro? Lo trovate innanzitutto in tutte le librerie d'Italia, quindi che sia Mondadori, che sia Feltrinelli, che sia IBS, lo trovate praticamente dappertutto. Lo trovate ovviamente sul sito di Rossini Editore, ma lo trovate anche su Amazon. Io questi link ve li lascio in descrizione, e se volete comprarlo appunto potete farlo qua sotto. Io spero che voi lo compriate, perché qui, ragazzi, questo libro è veramente frutto di tanta fatica, tanta fatica, perché comunque diciamo che già il dover accettare che l'Italia non è al mondiale mi rende abbastanza nervoso. Ma al di là di questo, è stato tanto faticoso, perché ho dovuto prendere appunti su ogni squadra, ho dovuto studiare ogni minima compagine. L'Arabia Saudita che prenderà parte al mondiale in Qatar, con tanto di rosa, di organico, di storia, e quindi divisa in quella che sarà appunto la guida più completa, non ufficiale, ma sicuramente la più completa ai mondiali in Qatar. Sicuramente, anche senza l'Italia, sicuramente seguirete il mondiale in Qatar. Io non ci credo che voi non lo seguirete. Per questo vi chiedo e vi consiglio di andare a comprare questo libro, anche perché io, regà, vi dico la verità, mi avete sempre sostenuto in tutto ciò che ho fatto, e per questo io vi ringrazio, perché se io arrivo a scrivere questo libro è la gran parte del merito, è il vostro, che mi avete sempre sostenuto, che avete sempre sostenuto me in tutto ciò che ho fatto. Vi chiedo di farlo anche questa volta per avere la guida completa squadra per squadra, ogni squadra,
ogni squadra avrà appunto una descrizione ben delineata, dove andremo a capire girone per girone tutte le squadre con quale modulo giocheranno, quello che hanno passato, come sono arrivati qua, come affronteranno il prossimo mondiale in Qatar. Perché io vi ripeto, è vero, l'Italia non ci sarà, ma la guida della guida ce n'era assolutamente bisogno. E allora ragazzi, mi raccomando, fate un salto immediatamente in libreria oppure nel link che vi lascio qua sotto in descrizione e andate a comprarlo. Vi dirò di più, vi dirò un'altra cosa, perché dovete anche, se comprate il libro, dovete fare semplicemente una cosa: farvi un selfie, pubblicarlo su Instagram taggandomi, e uno di voi vincerà anche la maglia, della vostra quella del cuore, o la maglia che sceglierà. Quindi apro anche ufficialmente il contest, mandatemi le foto in cui siete con il libro, mi raccomando, ci avete tempo tranquillamente fino al mondiale, quindi comprate il libro, fate la foto, potete vincere tranquillamente una maglia della vostra squadra del cuore. Io ragazzi non so ancora come ringraziarvi, il mio primo libro di manualistica, la guida al mondiale, quest'anno non so chi la farà, io l'ho fatta, eccola qua, guida completa, andate a comprarlo immediatamente. Grazie, buon shalala all'Alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Sarebbe stato oggettivamente bello dedicare uno dei 32 capitoli indirizzati alle partecipanti al mondiale alla nostra nazionale, ma così non sarà. Questo ad ogni modo non mi dissuaderà dal dedicarle un capitolo, dal momento in cui urge palesemente risolvere il problema prima che sia troppo tardi. L'Italia non gioca un mondiale da quello del 2014, tutt'altro che fortunato. Non lo giocherà minimo fino al 2026. 12 anni senza un mondiale, 144 mesi, 4.380 giorni, precisamente 150.120 ore, senza che mai un arbitro fischi tre volte per chiudere un'altra partita del nostro mondiale. L'ultima volta fu Italia-Uruguay. Si giocava a Natal, nel caldo brasiliano di un 24 giugno. Erano le 13, ora locale. Qui in Italia era ora di cena. Fu la gara di Godin che ci buttò fuori dai gironi. Per la seconda volta di fila, con un colpo di testa negli ultimi 10 minuti. Ma fu anche la partita in cui Suarez si prese una maxi squalifica per aver morsicato Chiellini in uno scatto d'ira. L'ultima volta che l'Italia giocò una partita ai mondiali, Suarez doveva ancora andare al Barcellona a vincere tutto, per poi essere cacciato a casarsi all'Atletico Madrid per vincere la Liga. L'ultima volta dell'Italia al mondiale, Allegri non aveva mai allenato la Juventus. Iturbe arrivava alla Roma come colpo del secolo, pagato 26 milioni di euro. Pioli veniva esonerato dal Bologna. TikTok ancora non esisteva. Instagram doveva ancora inserire le stories, che poi lo resero celebre, e WhatsApp lanciò la contestatissima versione a pagamento. L'anno in cui l'Italia giocò l'ultimo mondiale ancora si affittavano i film. Non esisteva Netflix in Italia, sarebbe arrivato qualche tempo dopo, e noi ancora passavamo al blockbuster. Con la nostra tesserina gialla volavamo da uno scaffale all'altro, indecisi su quale film puntare. Era l'anno dei CD. Altro che Spotify, non era ancora quello che oggi vediamo come presente, ma che qualche anno fa avremmo appellato come un futuro lontanissimo. Eppure da lì l'Italia al mondiale non ci ha giocato più. E il problema è molto più serio di ciò che realmente possa sembrare. Perché senza accorgersene si rischia di passare da un'Italia che in modo clamoroso non si qualifica al mondiale a una nazionale che vedrà la mancata qualificazione come prassi. E allora di nuovo le voci fanno il giro. Le colpe vengono addossate con facilità disarmante. Subito dopo la disfatta di Palermo, 4 anni dopo quella di Milano contro la Svezia, si cerca il colpevole. Si cerca il solito e quasi sempre inutile capro espiatorio, colui il quale deve prendersi il pesantissimo fardello di responsabile sulla schiena. Più di qualcuno si prende addirittura la briga di mettere in dubbio l'operato di Mancini, additandolo come semplice commissario tecnico fortunoso che non merita nemmeno di vincere quell'europeo di Wembley. Molti altri punteranno il dito verso i calciatori, più di qualcuno metterà al patibolo la scarsa vena realizzativa di Ciro Immobile, che con la Lazio segna sempre e in ogni modo, mentre quando indossa la maglia azzurra dimostra essere poco più di una semplice macchietta. A onor del vero, il problema del nostro calcio è probabilmente da ritrovare in un sistema non maturo. Allenai per qualche anno nelle giovanili e per un periodo di tempo, nemmeno troppo breve, feci la spola sui campi di divisioni inferiori per conto di testate giornalistiche regionali. Quando mi trovavo a parlare con direttori sportivi, osservatori o preparatori atletici, ciò che arrivava alle mie orecchie era quasi sempre la stessa canzone. In Italia non c'è tempo. Nei settori giovanili si punta a vincere subito e non domani. Per questo i Lionel Messi, alti meno del 1,60 m, vengono lasciati ai campetti in terra di periferia.
lì dove se scivoli le gambe bruciano per 2 settimane e questi ultimi lasciano spazio ai giovani calciatori che hanno avuto la fortuna calcistica di aver già sviluppato. Tra il ragazzo mediocre nel palleggio, con tecnica inferiore alla media, ma alto 1,80 a 14 anni e chi invece sembra essere nato per giocare a pallone, ma con un fisico ai limiti del gracilino, oggi nel nostro paese si scelgono i primi. Ed è principalmente per questo motivo che tanti calciatori stranieri escono dai nostri settori giovanili, soprattutto ragazzi africani, che per predisposizione fisica il più delle volte sviluppano prima. È soprattutto per questo che dai primi anni del nuovo millennio ad oggi abbiamo visto via via scomparire la figura tipica del 10 italiano, tutto estro e fantasia. I Baggio, Totti, Del Piero non esistono più. Sono stati sostituiti da calciatori fisicamente imponenti, assolutamente più rudi, spesso efficaci, ma delle volte tecnicamente mediocri, soprattutto se messi a confronto con paesi che hanno invece intensificato lo sviluppo tecnico dei ragazzetti bravi con il pallone tra i piedi. È il caso della Spagna, che prima si appoggiava sugli Iniesta e Xavi e oggi sui Gavi e Pedri, che senza scomodare i sacri paragoni tengono la stessa lunghezza d'onda nelle caratteristiche. E poi è arrivato il decreto crescita. Cos'è il decreto crescita? Ciò che permette alle italiane di tornare competitive, potendosi permettere di pagare il 50% in meno delle tasse da versare a determinati calciatori. Il problema è che questo ragionamento vale per i Cristiano Ronaldo, vale per i De Ligt. Prendiamo l'esempio di quest'ultimo. La Juventus gli pagava uno stipendio annuo netto di 7 milioni e mezzo di euro per 5 anni. In una situazione normale, i bianconeri avrebbero dovuto versare in totale, tra soldi da pagare in tasse e quelli diretti al calciatore, 13,6 milioni nel quinquennio. Avrebbero sborsato un totale di 68 milioni quindi in 5 anni. Con l'aiuto del decreto crescita, invece, ogni anno sborsano 10 milioni lordi, risparmiando nel totale la bellezza di 18 milioni. In sostanza, il calciatore continua a prendere 7,5, ma tu in tasse aggiungi la metà e non il doppio. E allora, perché dovrebbe essere un problema? Perché questo non vale per gli italiani. Se la Juventus dovesse acquistare Scalvini dall'Atalanta e decidesse di fargli un quinquennale da 4 milioni netti, andrebbero a pagare 40 milioni lordi. Voi preferireste pagare 50 per De Ligt o 40 per Scalvini? E per concludere, ecco che sopraggiungono obblighi mancati e un livello tutt'altro che eccelso. Se la Juventus ha possibilità di lanciare calciatori come Fagioli o Miretti, è anche grazie al fatto che la Juventus Under 23 giochi in Serie C. Sicuramente il livello non sarà altissimo, ma la competizione presente nel campionato primavera è quasi nulla. Sarebbe forse il caso di emulare la Spagna, portando tantissime big a far giocare i propri giovani ad alti livelli, così che possano arrivare maturi in prima squadra. Ai posteri, l'ardua sentenza. Ogni mia frase resta un'ipotesi. L'unica certezza è che per la seconda volta non ci saremo. Dopo la Russia, nemmeno il Qatar.